nelle puntate precedenti. Ma sta tutto a posto, la carrozza già è pronta per portarci al casino! Che cosa? Questo è il posto adatto dove ci sono delle professioniste che la possono sbloccare psicologicamente. Ma buonasera e benvenuti nella casa del piacere. Che ci facete qua? Abbiamo seguito la carrozza e vi abbiamo raggiunto fino al casino. Sire, dove mi porta? Sire? Sire? No, non la soffro, solitico. E ma cosa facciamo? Royamma, vieni con me. Sì. Mia moglie! Ah, già tra sì. No, non è possibile entrare qui, mi dispiace. Adoni, c'è una vetta che non ha peppo di male, capì? Sorprendimi! Così bello! Aiuto! 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 Ormai lo scoppio di uno scandalo a corte fu inevitabile. L'amore segreto della regina madre venne a galla e il figlio della colpa venne visto dal re come una minaccia al suo trono e alla sua stirpe reale. Non ci posso credere. Madre, mi dovete una spiegazione. Questa lettera parla chiaro. È indirizzata a voi. L'abbiamo intercettata tramite un Pony Express. Ma non è possibile. Nella lettera si parla di un bambino. Ovvero, un bambino? Chi se ne 30 anni? Evidentemente avranno usato un ciuccio express. Ci mette più tempo. Madre, ditemi, se costui è vostro figlio, il padre chi è? Dicitemi la verità. Voi mi siete mamma? Sì, io sono mamma. Ma il padre non ti dirò mai chi è. Bene, guardie, portatelo nelle segrete. Se non uscirà il padre, non uscirà nemmeno il figlio. Mamma! Mamma! Ehi, momento, chi siete? Che trasportate? Oggi tengo visita. Mio figlio è ospite del regno. Ospite? Anche a lei. Ah. E da successo che tenì? Cose da mangiare. Sapete, io oggi tengo il colloquio. Sì. E allora qua ci stanno i pomodorini, la rinascita, una caparaglia e pubaruola. Quelle cose li cucinano là. Aspetta, aspetta. Questa è parigina. In da città a potrà si è fuori legge. Non sapete che la parigina rindò regno in centrale. Rindò regno no. Ma rindo stom che sì. Neui! Scusate, sapete la nostra casa Gennaro Picone? Di là. Grazie. Buongiorno. Scusate, sapete la nostra casa Gennaro Picone? E come non lo sai? Chi è lo padrone mio? E faccio lo stallire. Ah, meno male, va. È una vita che sto cercando. Mi sono venuto a Napoli apposta, ma da vendere una cavallo per dire terra mia. Aspettatelo, ma lo vado a chiamare! Padrone! 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 Ma che Luca fa? È arrivato lo signore che stavo aspettando! Ah, oh, chissà adesso lo pretendente di mia figlia, quello che se l'è sposato per procura. Meno male, o matrimonio si fa! Cur, firmala! Fan presto, se ne va! Cur, va, va! Ma insomma, ve l'ho detto il fatto più bello. Che la regina madre tiene un figlio, è cosa vecchia. Ma se sapete chi è un patroaglione? Hanno bussato a portona! Voi così recchio non sentite neanche campana. E non è patana? No, è per coca. So poca, e a me non è nato poca. Figliolo, un po' di vino. Sì. Grazie. E cavolo, e brodo, dove l'hai preso? È dalla sagrestia. Un ristorante? No, no, dalla stanza. No, è caldo, è caldo. Sai cosa disse nostro signore mentre attraversava il deserto del Sinai? No. Fa troppo caldo. È caldo. Fa una cosa, vai in sagrestia, sposto un mobiletto di candela e mettiamo un bel frigorifero di tufano. Santità, però senza candela noi come facciamo? Quando sarà può sportirlo, lo frigorifero, si appiccia la luce
e luce fu. Poi sta a noi, chi sa lo padrone mio? Gennaro Picone. Sono io. Sei arrivato a tempo, la trate già qualcun altro. No, no, io stavo aspettando proprio a pure. Sentite, per voi ovviamente non è un problema se è incinta di 3 mesi, no? Incinta? Oh, maronne, ma come mi porto? Ma almeno ce la fa a cavalcare, sì? Ah, lui ti fa cavalcare? Quello deve stare a riposo finché non partorisce. Ma quando riposo? I mavi gli va a far fatica. Ah, lui ti fa fatica? Ma da fatica voi e la darà a mangiare, scusate. Si capisce? E che mavi gli va a tenere in da stalla? Oh, in da stalla? Ma perché è nato lì in una stanza di letto? Ma perché non dorme a letto? Sentite, ma avessimo pigliato a figlio per una cavalla? Ma voi non siete Gennaro Picone o Cavallare? Io sono Gennaro Picone di Altamur. O Cavallare che volete voi, sta fuori le mura di Napoli. Mannaggia! Ma tu vi racchissavi? E tu, fatico, fatico. San Frasone già aveva avuto il blocco, poi si è vestito pure a femmina. Qua ci vuole un erede al trono, il tempo stringe, ci volessero d'ora. Ma perché non va a caro, che si vuole? Ho avuto un'idea, maestra. Voi ricordate a Bonocore? Sostituiamo San Frasone con Bonocore. Mai e poi mai mi abbasserò a cercare un piacere a non va a caro. Ti imploro, fammi questo piacere, salva il mio regno! Ma che sono sti cose? Bonocco, meravigliati, scusa. Ma prendila come se fosse un lavoro. Per esempio, c'è sta chi mette i brigli di cavallo, c'è sta chi mette i sicchi sotto e batte. Metti cinta gente, come vuole già dici, ne faccio sicchi. A chi? E mio marito dovrebbe andare a letto con un'altra donna. Mio marito queste cose non le fa. I sicchi ne faccio. Uè, state zitto tu, fammi parlare a me. Non le fa per senza niente. E va bene, allora vi darò 100 ducati. È buono. A chi? A chi volete dare? Ma quando mai? Per prima cosa ci stanno i cartelli le guiregno e o il cane. Poi c'è sta l'ipoteca della stalla. E sei su una arretrata della fattoria. Che mai fai? Che mai fa? E vabbè, allora aspettiamo tutto l'iter burocratico per svolgere l'incartamento e poi ci vuole tempo suo. Vabbè, facetemi sapere quando siete pronti. Siamo pronti, vieni con me. Allora, siamo pronti. Ecco qua. Questo è un rimedio che usa anche il re. Un caffè bello forte. Spero che almeno sia un Siag. Eh certo. Questo vi terrà sveglio tutta la notte. Il caffè è eccitante. Lo dico, non era meglio farlo bello lungo? Ma non è importante la lunghezza, ma la consistenza. Pigliatevene un poco. Piglia coraggio, e dica mia, per il coraggio c'è una. Ascolta, allora lo vedi quel corridoio? Lo percorri, la vedi la porta di faccia? Nuna. Bravo, non avanzare proprio. A sinistra c'è un altro corridoio, lo fai lungo, non la prima, non la seconda, non la terza, non la quarta, la seconda porta a destra, hai capito? Mi si sono piegati il ticino, leggi, capite di niente, leggi. Mamma, figlio mio, il
papà ha preparato per te un nascondiglio segreto. Mamma, e voi? Non ti preoccupare, ti verrò a trovare. Non ti preoccupare. Tutto a posto? Ho fatto la mia parte e ho sistemato San Frason. A dove sta? Gli ho fatto mettere una purga nel caffè, farà nuotata chiarica, goppo. E Bonocore? Bonocore è tutto a posto, già sta in azione. E speriamo bene, perché se questa tua idea dovesse fallire, ti faccio tagliare la testa. E fammi fare un'arma e coraggio, va cane. A dove sta? Ai lanai. Ma che è, Maria? Ma io non mi Maria, ma che è si cagnata, Maria? Ma che hai fatto sviluppo, Maria? Uè! Che so facile qua? Il caffè è finito. E poi, se lo serri, vi taglia la testa. Ma si chi è proprio re che mi ha mandato qua? O re, ma mi papà vado, sai, ma papà, ma si da mia. Ecco, va mandato a fa, o sanno tutti quanti che non siete buono. Ah, senza buono? No. Ma che re? Vieni d'oro, via! Oh. Maria Vergine! Ecco appunto! Basta, io me ne vado! Ecco, dove? Dove va? Perché? E San Frason non mi vuole! Io lo sto aspettando nella camera da letto, ma lui niente, niente, niente! Perché San Frason non sta in camera a Rustragis? E non lo so, forse avrà cambiato sponda, anzi facciamo prima a cambiare uomo! No, perché proprio vi assicuro che proprio questa notte cambierà. San Frason mi ha confessato che ha un po' di soggezione in camera da letto. Faccia così, stia a sentire al zio consigliere. Lo aspetti in camera da letto, però al buio. Ma così non mi vede. È meglio. No, dico, è meglio creare quell'atmosfera un po' erotica. Stia a sentire a me. Buio totale. Lei crede? Buio totale. E vi assicuro che questa notte passerete una notte di fuoco. Benissimo, mo buttate l'indagandino, io non voglio vedere più. Madre, ma se ci cerca qualcuno di importante? Ma chi c'è da cercare? Qualche mendicante, un rappresentante, un testimone di Genova? Ma noi siamo carmelitane scalze. Appunto, a furia a Nazareth, ma era più stupido, si stanno consumando tutte le scarpe. Ma invece sapete che facciamo? Andiamo da Tufano, ci compriamo due belle telecamere, le mettiamo qua fuori e poi da sopra decidiamo chi entra e chi no. E va. Santità, ma è sicuro questo convento? Sicurissimo, io conosco la madre superiore, una donna di sani principi religiosi, pia, e le ho portato un sacchetto d'oro. Ma Santità, avete detto che la conoscete bene e voi ci portate le monete d'oro? È proprio che la conosco bene che ce l'ha già portata. Ma è ca o no? Sei tranquillo che non potrà dirci di no. Omni? Bus? Sì. Ascigna. Madre! Suor Berta! Suor Bertuccia! Chi è? C'è un uomo alla porta con un fagotto in mano, tutto vestito di bianco. Chi ha chiamato, pezzaiuola? Quante volte vi devo dire che pizza? L'ha già ordina io, solo io! E mo uscite dentro, via! Arrosta che... Via! So più un bandanato. Mo! Secondo i miei calcoli, 30 anni fa mia madre qui a palazzo ha potuto conoscere l'ammiraglio Filippo. Ma chi?
No, ci assomiglia proprio, maestro. O principe Galles, allora. Chi? O principe Galles. Ma chi chissà? Ma chi è troppo brutto, maestro, è uno scorfo, no? Quando ma... O grande Spagna, chi è? O pate stuaglione, chi è? O pate songhi! Voi, un brigante! Ehi, asci da parte fuori che Re vi fa cacciare, forza! So padre, son go padre, e non mi fa cacciare! A deluccio, e va se mi ha. Ma che fai? Ah, scusate, l'app sus, perdona.